Rigo di Conegliano, siamo a due passi da Vittorio Veneto, dove questo ciclocross 42esimo trofeo Garinei era organizzato anche quest'anno dall'Unione Sportiva Pistoiese in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Dobbiamo dire che fortunatamente c'è stata una splendida giornata di sole che ha agevolato non poco il compito soprattutto degli atleti che, come vedremo fra poco, gareggiavano all'interno di questa fattoria antica quercia, e naturalmente se avessero trovato una giornata piovosa credo che il loro sforzo sarebbe stato veramente notevole. Abbiamo visto la partenza degli allievi e degli juniores con alcuni azzurri al via. Vediamo primo fra tutti Renato Poli, che sarà il vincitore, lo vediamo inquadrato in questo momento, sarà il vincitore nella categoria juniores. Fin dal primo giro ha preso il comando questo ragazzo del gruppo sportivo Palazzago, ha cercato di riportarsi subito su di lui Mauro Zamprogna del Sell Italia Silvellese, lo vediamo in questo momento, ma alla fine ha pagato questo suo tentativo cedendo e classificandosi soltanto al quarto posto. Fra gli allievi era in gara anche il campione italiano Igor Tavella, che si è classificato al settimo posto assoluto, primo della sua categoria, quindi conquistando ancora un successo. Questo che vediamo in questo momento è Valmason, che in finale sarà secondo fra gli juniores. Vorrei chiedere ad Ademaro Taddei, ecco, mentre stiamo vedendo, sta transitando proprio in questo momento il campione italiano degli allievi, Igor Tavella. E Ademaro, questa specialità in questi ultimi paio di stagioni ha dovuto forse sopportare un tantino la concorrenza del mountain bike. Secondo te come le vedi queste due discipline? Affini oppure c'è una certa diversità fra loro? Ma io penso ci sia diversità, perché il mountain bike non c'ha quella infine che può avere la corsa campestre, perché la corsa campestre c'ha un fine agonistico e lo vediamo anche da parte di Chiappucci, e anche questi ragazzi giovani che fanno questa attività, vedo c'è un bel percorso. Ti ho detto prima bene te, percorso asciutto e quando è bagnato sono un po' in difficoltà, però questo è buono. Pertanto questo, secondo me, il mountain bike è solamente un passaggio o un divertimento per la gente, va bene anche quello, però questo ci porta francamente a concretizzare una preparazione per quello che è l'agonismo dell'estate, per tutte le categorie. E quindi sicuramente diversi atleti la praticano con successo, con un impegno abbastanza notevole. Qui siamo all'arrivo della prima gara della giornata, quella riservata agli juniores e agli allievi, e fra poco dovremo vedere Renato Poli, che è stato il dominatore, ecco, lo vediamo in questo momento, sta per tagliare il traguardo, sta doppiando ancora un concorrente e va ad aggiudicarsi il successo. Ricordo, questo ragazzo vestirà sabato prossimo la maglia azzurra ai mondiali. In seconda posizione si classifica Valmason, Andrea Valmason, 59 secondi il suo ritardo, in questo momento è al traguardo. C'è stata una certa selezione, anche se la distanza non era proibitiva, e al terzo posto si è classificato Elvis Zucchi, in questo momento sta tagliando il traguardo, che proprio nel finale ha avuto la meglio su Mauro Zamprogna. Lo vediamo in questo momento, si classifica al quarto posto con un primo e 43 secondi di ritardo nei confronti del vincitore, ricordo, Renato Poli. Fra poco dovremo vedere giungere al traguardo anche il primo degli allievi, e come dicevo poc'anzi è stato il campione italiano, lo vediamo inquadrato in questo momento, Igor Tavella dell'Alta Badia, ad aggiudicarsi il successo davanti a Gottardi e De Pieri. Questi sono i primi tre per quanto riguarda la categoria allievi. Qui siamo alla premiazione della categoria juniores, con Poli, Valmason e Zucchi sul podio, e questa è la premiazione degli allievi con il campione italiano Tavella davanti a Gottardi e De Pieri. Siamo alla partenza, questo che vediamo inquadrato è proprio il campione italiano Daniele Pontoni, che sta mettendo a posto i ferri del mestiere, lo vediamo, l'atleta della ZAL Ferromobil Fior, che sta portandosi in prima fila, insieme a lui vediamo anche Fabrizio Margon, l'altro campione italiano dell'Amore e Vita Fanini dei professionisti. Poi abbiamo visto il leader della Challenge 1991-92 Master Ciclocross, Sandro Bono, che al via di questa gara aveva un vantaggio di 7 punti su Bilato e al termine sarà riuscito per un solo punto a conquistare il titolo e quindi la Challenge del gruppo Master.
Siamo alle battute iniziali e c'è subito Fabrizio Margon che si porta al comando. Si viene a formare un gruppetto di 5 uomini con le due maglie tricolori al comando. Vediamo nell'ordine Margon, poi Pontoni sulla sua ruota, poi insieme a loro c'era il cecoslovacco Fort, abbiamo visto Bramati, ecco il gruppo praticamente allungato, qui c'è Chiappucci nelle prime posizioni, in sesta posizione in questo momento, ma ripeto siamo al primo giro di questo circuito splendido in questa antica quercia di Scomigo di Conegliano. Vediamo i due campioni italiani che stanno insistendo nella loro azione, il gruppetto si va sgretolando, sono rimasti al comando 5-6 atleti. Ecco Ademaro, come spieghi che questo Pontoni è un ragazzo che direi veramente quest'anno è stato fortissimo, ha vinto direi diverse prove anche del Master internazionale mettendo dietro di sé anche gli specialisti svizzeri, cecoslovacchi eccetera, e quindi si presenta al mondiale che è in programma sabato prossimo con il ruolo di favorito, credi che ce la possa veramente fare? Te hai seguito un pochino questa disciplina? Sì, io un po' l'ho seguita abbastanza questo Pontoni e francamente ci mette una grande anche volontà, l'abbiamo già visto da 2 anni e francamente ci tiene proprio, ecco, sicché io penso che la condizione ce l'abbia, diciamo ci si augura che debba vincere, però se non vince sarà fra i primissimi perché francamente è un corridore che ha sempre reso continuamente e non ha mai fatto l'alto e il basso. Secondo te Ademaro che dote occorre per emergere, qual è la dote principale che occorre per emergere in questa disciplina? Ma è facile dirlo, si dice sempre un corridore di fondo, perché il corridore di fondo cioè quello che con un certo tipo di corsa arriva in fondo senza avere, dalle sue energie regolari dal principio fino in fondo, e questo è proprio il corridore che si sa regolare nelle sue forze e allora arriva in fondo sempre, che non è un gioco di parole, che rimarrà sempre il migliore, ecco. E credo che questo tipo di disciplina sia molto faticosa dal punto di vista fisico perché abbiamo visto anche in questo percorso gli atleti scendevano da una distanza, direi dove era questa collina, poi si portavano su quel laghetto che abbiamo visto poc'anzi inquadrato per poi risalire, e quindi direi i tratti anche di bici in spalla erano notevoli, e quindi credo che la struttura fisica sia determinante. Sì, io dico sì, quello è vero, faticoso sì, però tornando a un discorso un po' di Chiappucci, già 3 anni fa il ciclocross, è un corridore che è uscito fuori anche con il ciclocross, diciamo, perché lui la sua struttura, che è un corridore forte e che non ha problemi da punte parti, né salita né mai, anche nelle corse in linea, e ha dimostrato che questo ciclocross a lui l'ha fatto bene, come a tanti altri, come si diceva prima, Pontoni che è giovane, però ecco, per me è un'attività di base, di preparazione, come ho detto prima, invernale, legata chiaramente a quello che sarà, a chi ne ha bisogno, anche un po' di educazione fisica, di respirazione. Ecco, vediamo proprio Chiappucci in questo momento e devo dire che queste immagini sono splendide, perché vedere un campione come Chiappucci, che vogliamo ricordare è uno dei corridori più forti a livello non solo italiano ma mondiale, certo. Impegnarsi quasi come un allievo, come un dilettante, certo. Al di là di quello che può essere un secondo scopo, credo che per il ciclismo generale faccia veramente bene, no, vedere queste immagini. Sì, perché la grinta, come si diceva anche prima, la grinta di Chiappucci la va rivelata, si può trovare un altro grintoso come era Mosè, forse sarà anche più di Mosè, e questo dà soddisfazione quando un corridore monta in bicicletta qualunque tipo di corsa che debba essere, l'affronta tutte nella solita maniera. E poi c'è da dire, direi a vantaggio del corridore della carriera, che non è che sia minimamente cambiato, è sempre disponibilissimo nonostante in queste ultime stagioni sia balzato agli onori della cronaca. Siamo praticamente qui all'ultimo giro di questo trofeo Garinei, disputatosi nell'antica quercia di Scomigo di Conegliano. Abbiamo sentito il suono della campana con Pontoni della Zalf che ormai ha preso il via direi in maniera definitiva, lo sta inseguendo il cecoslovacco Forte, in terza posizione Margon. Qui vediamo il pubblico che era veramente notevolissimo, soprattutto anche in considerazione della bella giornata di sole, e qui siamo alla conclusione con Daniele Pontoni che si appresta a tagliare il traguardo di questo trofeo Garinei organizzato dall'Unione Ciclistica Pistoiese presieduta da Loretto Petrucci. Ecco in questo momento Daniele Pontoni che taglia la linea del traguardo.
aggiudicandosi per la seconda volta il trofeo Garinei dopo che già lo scorso anno aveva ottenuto il successo. Al secondo posto con un primo e 12 secondi si classificherà il generoso Fort, l'atleta cecoslovacco che ha cercato a metà gara, quando Pontoni ha sferrato l'attacco, di resistere ma non ce l'ha fatta, ecco il traguardo in questo momento. Terzo il atleta di Ivano Fanini dell'Amore e Vita, il campione italiano Fabrizio Margon, lo vediamo alla conclusione in questo momento, e quindi anche Margon ha dimostrato di attraversare un ottimo momento, dovrebbe essere anche lui autore di un buon mondiale. A questo punto vediamo i tre alla premiazione, con Loretto Petrucci i primi tre che classificati, nell'ordine Pontoni, Forte e Margon, ed ora direi di andare ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato nel dopocorsa con alcuni protagonisti. Fabrizio Margon, terzo assoluto in questo trofeo Garinei. Allora Fabrizio, è stata l'ultima messa a punto prima del mondiale, è andata come speravi questa gara? Sì, è andata abbastanza bene, sinceramente speravo di lottare un po' di più, comunque la condizione è buona, adesso spero di rifinire ancora questi ultimi 5-6 giorni che mancano per far bella figura. Con quale speranze si va a Leeds? Ma non lo so, bisognerà vedere quando sono lì, le speranze sono sempre buone, bisognerà vedere poi là. Che tipo di percorso ti augureresti di trovare, fangoso oppure no? Preferirei il fango, sì, preferirei il fango, forse mi troverei forse meglio. E gli avversari favoriti di questo mondiale chi pensi che possano essere? Sono sempre i soliti, Van Der Poel, i belgi, Simunek, corridori molto forti, vedremo di far bene. Siamo con Sandro Bono, vincitore di questo Master 91-92. Allora Sandro, un successo forse un tantino sofferto, ma credo per questo più bello. Sì, è difficile stare in forma tutto l'arco della stagione. Quest'anno mi sarebbe piaciuto vincere la maglia di tricolore, però forse la mia preparazione in vista di un Master mi ha fatto rimanere regolare, ma non ho avuto quel picco di forma per gli italiani. Ad ogni modo questo è un buon successo, perché vuol dire essere molto regolare durante la stagione ed è una buona maglia anche questa. Com'è impostato la gara oggi? Chi è che temevi particolarmente? Credo senz'altro Bilato, no? Oggi io non dovevo prendere troppo distacco da Bilato per quanto riguarda le posizioni, per cui potevo avere al massimo due corridori tra me e lui, e quindi ho fatto la gara su di lui e basta. Non ho rischiato niente, potevo metà gara, lavoro raggiunto, potevo cercare di lottare, ma ho preferito vincere il Master. E ora l'ultimo appuntamento, che si spera di fare? Di fare un piazzamento onorevole, magari intorno alla decima posizione già buono in mondiale. E chi pensi che siano i favoriti? Adesso bisogna vedere, io non ho visto bene le gare in Svizzera, chi è che è più forte. Ad ogni modo senz'altro Simunek, Van Der Poel che è sempre lì secondo, e per dire tanti penso Pontoni, e anche tra noi Margon adesso è veramente in forma, sta andando forte. E siamo con Daniele Pontoni, ancora una volta trionfatore qui nelle Garinei. È andato tutto come speravi, Daniele? Ma sì, all'inizio si è messa abbastanza bene la gara per me, in quanto ho formato un gruppetto di 5-6 persone, diciamo non si andava proprio al massimo, quindi per me che oggi non mi ero riscaldato tanto prima della partenza è andato bene fare questi 3-4 giri un po' di rodaggio così. Poi attaccato verso metà gara ho visto che sono rimasto da solo e ho guadagnato subito, poi ho fatto 3-4 giri più che altro controllato e quindi sono arrivato insomma alla fine abbastanza tranquillo poi. A questa stagione per te trionfale manca l'ultimo grande appuntamento, con che spirito ti avvicini al mondiale di Leeds? Ma è sempre tranquillo, cioè io al mondiale comincerò a pensarci sabato verso mezzogiorno, perché sennò se comincia a pensarci prima è finita. Chi saranno gli avversari da battere? Ma sicuramente ci sono gli svizzeri, qualche belga e anche Radovan Fort che era qua oggi, uno dei migliori, insieme ad altri 2-3 cecoslovacchi. Comunque Daniele Pontoni parte con il ruolo di favorito, quantomeno fra i favoriti, bisogna confermarlo questo ruolo. Bisogna confermarlo, non è facile, il campionato del mondo non è una gara di paese. Comunque sì, l'importante è andare là con quello spirito, che sia una gara come tutte le altre, poi quello che potrò fare chiaramente non farò di meno di quello che potrò fare. Grazie e auguri. Grazie.